Quindi io direi di chiudere proprio sulle attitudini dei livelli, ok, del calcio più bello del mondo, con Paris Saint-Germain e Real Madrid. Possiamo spaziare. Argomenti tanti. Vai, Bobo! È la prima volta che vedo il PSG dominare una partita 90 minuti. Non so se sei d'accordo, a me mi è sembrato questo. È tutto Esattamente l'anno. questo, esattamente È questo. tutto l'anno che li Non è che c'è vedo. da essere d'accordo, è così Che li tanto. vedo. Ah, di quest'anno dici? Sì, sì, sì. No, Inguardabile sono tutto d'accordo. l'anno, in Bravo, tutti, è roba vero. da. L'ho visti l'altra sera, forse perché siamo gli ottavi dentro o fuori, hanno detto accendiamo i motori, mettiamo il turbo e E andiamo. cominciamo a far andare, E non facciamo so, calcio, è una certo. roba reale. Perché io penso, vedendo tutto l'anno, ho detto il Real gli fa 3-4 gol. Niente, mai uscito dall'aria. Mai uscito dall'aria. Devastante, fuori, che voglio dire, una partita fenomenale. Questo è il PSG che noi vogliamo vedere. Esatto, Questo è il PSG che noi vogliamo vedere e che è giusto che la gente veda questo PSG qua. Capito? E quando io dico, vedi, l'hanno fischiato settimana scorsa? No, ce l'hanno con tutti quanti perché in campionato giocate, fate schifo, giocate. Il PSG deve vincere come fa sempre, ma deve dare un qualcosa in più, no? Deve dare un qualcosa in più perché ha già giocatori per dare un qualcosa in più. E con il Real le hanno spappolati. È una grande partita. Il nostro amico ci ha sbagliato il rigore, che ci è pianto il cuore. Però le palle, lui, anche se, guarda. Non ho sentito, Camel, poi concludi, entro un attimo, parentesi, Vai, vai. poi non ho sentito nessuno, esattamente dopo rigore sbagliato, sottolineare le palle che ha dato Mbappé, la palla che ha dato Neymar, cioè come se per lui, come qua, ed è lo stesso modo in cui viene trattato Guardiola, cioè cosa accade? Che si aspetta un errore e non si valuta più quello che fa, che esattamente è stato un minuto dopo, 2 minuti dopo, cioè non c'è la valutazione completa, dove c'è anche il rigore sbagliato, cioè su Pep, quando analizziamo, ok? Avete mai sentito dire da noi che il Chelsea di Tuchel non ha meritato di vincere la Champions? L'abbiamo sempre detto, il Chelsea di Tuchel nella finale di Champions ha meritato di vincerla con Pep, ma non capisco, noi la diciamo questa cosa, ma perché non si dice che quello che sta facendo Guardiola Perché sempre si aspetta solo il male, non capisco che gusto c'è. vuol vedere il male, nel senso che vuol vedere quando cercare il rigore, non corre, cammina. Ma Messi, quando lui, a livello di gioco, nessuno può giocare con lui. Bravo, Ci può esattamente. giocare Neymar, che ci ha giocato perché sono di un'altra categoria, Chiaro. Iniesta, Busquets, Certo. Xavi, Bravo. Dani Alves. Dopo ha giocato per Bravo, Bob. 20 anni, cioè Messi può Sì. anche camminare, può anche dare la palla lì, gliela ridanno lì, ma mentre gliela danno, lui già vede chi si muove, cioè gliela dà, non si muove nessuno, gliela ritorna e già uno, capito, come Barcioncè, non vuol dire che se uno la dà lì, la dà indietro, non sa chi darla, sta aspettando che la gente non lo capisce giustamente, perché noi che abbiamo giocato Bravo. sappiamo cosa vuol dire la dai lì, la dai, e mentre la dà anche in 1 metro, la gente si. Ma ragazzi, ma con lui basta che ti muovi, eh? Cioè, ti faccio un Cioè. esempio. Guarda, voglio dire una cosa. Voglio Vai. dare valore perché mi dice, ma quelli non sono da considerare. No, io considero tutti, perché noi qui la Bobo TV, se diciamo che è di tutti, uno scrive che mi è andato via adesso. Prova a guardare il nome, che lo cito perché lo rispetto, Max. Quando dice, sì, Lele, ma non si può giudicare. Messi può giocare solo nel Barcellona, perché nel Paris Saint-Germain in nazionale non fa niente. Ma è una bugia. Ma questa è una bugia. Io perché ti leggo? Perché ti considero. Ma non è. No, Giuso, mettilo per rispetto, Giuso 83, ti rispetto talmente tanto che entri qua, adesso viene fuori la tua cosa, la Bobo TV, così ne parliamo insieme, compreso con te. Cosa, è una bugia, ma scusami, è stato detto una vita, Messi non vince, portate in finale l'Argentina, sempre più gol, più assist, tutto quello. Addirittura quando vince si dice che non fa con l'Argentina, ma vedete che sono le bugie che fanno cadere gli argomenti. Sono le bugie fanno cadere gli argomenti. Però dato che noi siamo qui anche in condivisione con voi, e per esattezza è mezzanotte 07 e se siete in quasi in 15.000 ci capiamo, questo non è un corpo estraneo, non è Cioè io vero. c'ero, Cam, io ero in Brasile con te, cioè tu eri lì, Sì. Messi ha portato l'Argentina L'Argentina in in finale. finale dei mondiali, Finito! non ha Finito! vinto, ok, ma non è che per
per forza, ma Maradona l'ha vinto, ma non è sempre così, cioè, capisce? Tre volte in finale, in due Coppa America, è un mondiale in finale, ha perso, ok? Cosa dicono, è bravo? Anche questa cosa, in un'altra squadra... Poi, ha vinto la finale, non ha fatto gol. Non avrebbe fatto la stessa carriera. L'ultimo secondo poteva far gol, la De Poli dà la palla, l'ha sbagliato, allora non farà differenza. Ma che vuol dire? Perché uno sbaglia un gol, allora non... Cioè... Cummins, io voglio dire questo. 700 gol, 500 assist. Bravo. Dopo questo c'è da prendere le TV, tutto quanto, e buttare fuori la finestra. Esatto, Cummins, perché... Perché ti spiego, quando Messi ha cominciato a giocare nel Barcellona e quando lui ha messo il piede in campo, ha fatto la differenza da lì, cioè da subito, il signor Lionel Messi, dei giocatori che c'erano quando lui ha cominciato, sai quanti ce n'è stati quando lui ha finito? Nessuno. Nessuno. Perché? Busquets non c'era all'inizio. Quindi Busquets, che è l'ultimo degli immortali, ok? Non c'era all'inizio con Messi. Non c'era. Quello che voglio dirvi è che Messi ha vinto con tutti, ha fatto la differenza con tutti, è sempre il migliore in campo con tutti e continua a esserlo. Poi, perché questa ossessione continua nello svilire chi dovremmo ringraziare? Non si può vivere così, ragazzi. Non si può vivere così, secondo me. Lo dico con rispetto. Mentre si dice che lui non fa, lui mette via palloni d'oro. Vince Coppa Americhe, visto che con la nazionale non fa la differenza. Cioè, è imbarazzante il continuo riciclo tecnico, poetico, artistico di Lionel Messi. Rigore l'ha sbagliato, bravo il portiere anche. Sulla partita, poi metti anche questa grafica che ti volevo dire, perché si parla di tanti e viene sempre sottolineato poco l'apporto di Paredes, e io questo qua lo farò sempre. Primo in tocchi, 126, primi in passaggio precisi, 106, primo nella precisione dei passaggi nel campo rivale, quindi è più difficile, 72, e anche primo nei recuperi. Quindi, cioè, ok, dato che risulta facile criticare Messi, vi chiedo, riuscite ad analizzare Paredes? Perché la Bobo TV lo fa. Vai, Anto. Allora, io parto prima, perché poi voglio fare la chiusura su Messi. Per quanto riguarda la partita dall'inizio alla fine l'ha dominata il Paris Saint-Germain, giocando un bellissimo calcio, meritando la partita, la vittoria. Però Lele, io te l'ho detto l'altro giorno, e anche a Bobo. Tira via Max. È molto pericoloso lasciare in vita il Real Madrid. Perché quando poi giochi a Madrid, le partite sono in modo diverso. Come dicono in Spagna, che 90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi, ma molto lunghi. Diventa complicato perché tu non hai chiuso la partita, dovevi vincere 3-0 e mandarli a casa. Gli hai dato un attimo di speranza e te la faranno pagare. Perché tu devi andare a Madrid e fare una super partita, tu Paris Saint-Germain. Perché il Paris Saint-Germain in questi anni qua è sempre stata una grandissima squadra in casa. Poi ricordiamo 6-1 a Barcellona. Certo. Quando poi vanno fuori sono un'altra squadra. E soprattutto in quello stadio là è molto molto complicato. Gli hanno lasciato vita, diventerà molto dura per il Paris Saint-Germain.